Salve, sono Giovanna, la cuoca dell'agriturismo Nuova Scardua e adesso vi presento la ricetta del nostro salame di cioccolato. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono 200 g di biscotti secchi tritati, 140 g di zucchero di canna, 150 g di burro Virgilio, 2 tuorli d'uovo, 70 g di cacao amaro in polvere e una tazzina di caffè. Prendiamo il nostro cacao e lo zucchero di canna, li mescoliamo assieme, poi aggiungiamo il caffè, il burro Virgilio precedentemente sciolto e mescoliamo bene. Quindi aggiungiamo i tuorli d'uovo separati dai bianchi e mescoliamo ancora bene, amalgamiamo il tutto. Quindi aggiungiamo i biscotti precedentemente sbriciolati e otterremo così un composto abbastanza grumoso. Versiamo sulla carta forno e lo attorcigliamo alle due estremità. Ecco qua. Adesso lo mettiamo in frigorifero per almeno 2 ore che si rapprenda. Passate le 2 ore, togliamo il nostro salame dal frigorifero, lo scartiamo, tagliamo le fette . Le mettiamo nel piatto e adesso procediamo con la guarnizione, che sarà fatta con una fettina d'arancio e della panna Virgilio precedentemente montata. Questo è il nostro salame di cioccolato decorato con fettina d'arancio e panna montata Virgilio.